Abbiamo aderito perché come progetto era abbastanza insolito rispetto agli abituali festival o eventi di street art dove vai, dipingi il muro e poi finisce tutto lì, oppure comunque fai un'opera che invii che magari hai dipinto 2 mesi prima, no? In questo caso l'evento era più mirato, era anche molto più curato, c'è un confronto con dei pezzi, diciamo delle poesie estrapolate dalla Terra Guasta di Eliot, quindi un lavoro anche un po' più difficile sia per noi che dobbiamo farlo, quindi dipingere una cosa in tema, che anche per il pubblico che deve magari cogliere qualcosa da quello che abbiamo fatto. Di base un progetto molto più articolato rispetto allo standard degli eventi di questo genere. Sono stato contento di essere coinvolto in questa mostra, perché penso comunque esporre nella Biblioteca Nazionale non è un'opportunità che capita così frequentemente. Subito capii che invece si trattava di una idea estremamente interessante. Ho aderito a questo progetto perché rientra un po' nella mia anche visione dell'arte, della pratica dell'arte, la contaminazione. Mi piace molto l'idea di contaminarmi, di far contaminare il mio lavoro con artisti di nuove generazioni. Uno guarda le opere degli altri cogliendo quello che è utile per sé, no? È una specie di metabolismo, di bisogno di nutrimento, ecco, che si crea nel rapporto con l'opera d'arte. Eliot e la street art è probabilmente un connubio molto, lo vedo come molto attuale per alcuni aspetti, per magari il periodo che stiamo vivendo in parallelo ad altri periodi appunto storici di un certo spessore, forse di cambiamenti o quant'altro. Per quanto riguarda poi dal punto di vista artistico, sicuramente le arti visive hanno dei collegamenti che spesso con la letteratura possono dare degli stimoli maggiori a chi guarda magari anche una sola opera o vive un ambiente come ad esempio l'ambiente della biblioteca, che potrebbe essere un luogo di incontro specifico tra appunto letteratura e arti visive. Sicuramente l'incontro con Eliot ci apre una nuova porta, un nuovo tema che nessuno di noi ha mai affrontato, anche perché ognuno ha un suo filone, una storia personale che porta avanti con i disegni, con l'illustrazione, con i graffiti, e quindi è interessante come cosa, anche perché quasi nessuno di noi conosceva questo tema qui e magari è uno stimolo per inserire nuovi elementi nel nostro percorso, no? È interessante. Poi è un artista contemporaneo, appunto, come diceva la Raffa, è stimolante anche. Vabbè, come sempre un tema è qualcosa che ti porta oltre quello che solitamente pensi di saper fare, questo è quanto mi viene da dire in questo momento. È un tema così forte come quello di cui ha parlato lui in tutte le sue opere, sono dei collegamenti verso i nostri segni, disegni o quant'altro. Il caso della street art. Io alle volte molte cose le guardo con grande curiosità, alle volte anche con fastidio perché capitano nei punti dove non vorrei trovarle o così via, e alle volte i lavori più, diciamo con un senso, si confondono con l'imbarazzo invece delle infinite scritte che deturpano alle volte tutto, no? Ecco, io credo che quelli che lavorano in questa situazione
sono una situazione molto simile a quella del dispendio, di cui parla per esempio un altro che si è occupato del dono e che è Bataille, Georges Bataille, che parla proprio di questa idea del dispendio. Le uniche cose che hanno un senso e che hanno un valore sono quelle che si disperdono, che si danno senza contropartita, senza niente. Ecco, la cosa dei lavori per strada a me ricordava molto questa idea del dispendio, della nozione del dispendio, la dépense, di cui parla appunto Bataille. Io credo che la street art sia un eccellente pretesto anche per fare una buona didattica dell'arte. Ho visto a Berlino degli insegnanti di licei, di accademie, di belle arti fare lezione per strada di fronte a enormi muri coperti di manifesti strappati, di graffiti, nel panorama, diciamo, urbano, che è un panorama ricco di stimoli, di idee. È un panorama che, tutto sommato, contiene già tutta l'idea dell'arte contemporanea e, se si vuole, anche quella del passato. Penso per esempio a un'opera, è un fatto abbastanza recente di cronaca che ho seguito, a un'opera a Napoli di un artista che si chiama Pignon e che ha dipinto sul muro di Napoli una Pietà di Pasolini, cioè lo scrittore Pier Paolo Pasolini con in mano il suo cadavere, quindi una specie di autopietà, insomma. Su questo tema, ecco, si potrebbe partire da una cosa come questa, che peraltro è stata anche vandalizzata in modo surreale, poi è stata anche protetta, cioè c'è questa idea del graffitista che non è più vandalo, ma comincia ad avere, come dire, una sua identità d'artista, per cui in alcuni casi viene anche come dire, riconosciuto e protetto. Dicevo, partire da una deposizione come quella è un eccellente modo per andare a ritroso e comprendere meglio anche l'arte del passato. Far combinare una sorta di formidabile museo della letteratura e non solo letteratura, anche di tutto ciò che è stato scritto dagli esseri umani per millenni, qual è la Biblioteca Nazionale di Firenze, con i suoi milioni di libri che sono un patrimonio straordinario. Ecco, tra questo e invece qualche cosa di, diciamo, per certi aspetti evanescente, sicuramente recente, quale è la street art, un fenomeno che si è poi sviluppato in tutto il mondo. Ecco, mettere insieme queste due cose mi è sembrato già di per sé un fatto molto molto interessante. Ma poi diventava ancora più interessante perché la Raffaella e Roberto avevano scelto, per quanto riguardava la letteratura, un testo che è un classico, è La terra desolata di Eliot, in quanto è un poemetto costruito su vari frammenti scritti di volta in volta, che riguardavano la difficoltà di vita e anche la inanità della vita, soprattutto cittadina. Parla della modernità e ne parla in maniera, diciamo, critica e anche disastrosa, ma ne parla attingendo all'intera storia dell'umanità. Credo che non abbia molto senso discutere di street art in termini estetici, in questo senso, cioè che la battaglia fra chi sostiene che è arte e chi sostiene che invece è semplicemente vandalismo andrebbe impostata in un altro modo, andrebbe impostata in termini di potere. Faccio un esempio: perché un graffito su un muro di una strada è considerato vandalismo e invece l'insegna al neon di una banca su un palazzo del 400 no? Il problema non è se il graffito è bello o brutto, il problema è se chi come dire, opera all'interno del paesaggio urbano, chi si ritaglia uno spazio all'interno del paesaggio urbano ha potere oppure non ce l'ha, fondamentalmente questo.
Poi il mondo della street art è estremamente variegato, perché forse il rapporto più sano ce l'hanno i graffitisti, quelli duri e puri cosiddetti, e la loro controparte, che sono i poliziotti, insomma, la repressione. C'è chi dice che il poliziotto è il miglior nemico del graffitista, e questo è un punto di vista che io trovo abbastanza ragionevole. Non è così semplice, però, cioè non credo che si possa leggere la street art soltanto in termini di vandalo e sbirro, tanto per capirci. La cosa è più complessa, nel senso che per esempio molti street artist hanno preferito abbandonare la strada e cominciare a entrare all'interno del mondo dell'arte, quindi anche del mercato dell'arte. Artisti come Keith Haring, che hanno cominciato in strada, poi molto onestamente e molto warholianamente hanno detto: no, basta, io abbandono e entro nel mercato dell'arte perché questo mi interessa. Quelli forse meno simpatici, anzi senz'altro, sono quelli che continuano a pensare di essere trasgressivi, fanno grandi dichiarazioni di trasgressione e poi però sono i primi a esporre nelle gallerie d'arte, con grande gioia dei galleristi che gli richiedono proprio di fare grandi dichiarazioni contro il sistema dell'arte, contro l'arte come espressione massima del capitalismo, e poi però quantomeno ci sono dentro il meccanismo più degli altri. I graffitisti che amo di più sono quelli che, con grande generosità, perché la street art è generosa per definizione, perché è gratuita, ci regalano, come dire, questi lampi di intelligenza dietro l'angolo che nelle grandi metropoli sono in qualche modo la voce della città. E in Germania ultimamente ho visto, sia a Berlino che a Lipsia, una scritta che ricorre: di chi è la città? Ecco, credo che si dovrebbe partire da questa domanda per parlare di street art. Un artista va in strada e ovviamente non c'è mercato dal punto di vista diretto, perché uno va in strada e lascia un'opera fruibile a tutti. Poi sfortunatamente anche gli artisti devono mangiare due volte al giorno e quindi hanno bisogno di vendere i loro lavori se vogliono vivere di quello. Gli artisti che decidono invece di fare un lavoro più diretto e quindi più radicale non scelgono la forma del mercato dell'arte, quindi decidono di fare solo delle cose per strada che devono restare per strada. Poi sono scelte personali, ognuno magari vende o non vende delle cose e fa una propria scelta di vita. È una forma d'arte che, come tutte le forme d'arte, c'ha un mercato, quindi si comprano e si vendono opere d'arte, in galleria o no, l'una non esclude l'altra, secondo me. La street art ormai è sia dentro che fuori dal sistema d'arte contemporanea, cioè se vai in un museo, in una galleria, in una mostra più ufficiale, ti può capitare di vedere opere su tela o su supporti un po' più, diciamo, da museo, di artisti che appartenevano a quella scena più underground dei graffiti o comunque adesso della street art. Quindi, diciamo, il contesto è diventato molto più ampio. Trovi artisti sia in spazi autorizzati che in spazi non autorizzati, e questo non è né un bene né un male, è semplicemente l'evoluzione di un fenomeno e va preso per quello che è. Noi crediamo che sia importante, anzi fondamentale oggi, fare un po' di tutto, ma mantenere un contatto diretto con il pubblico, quindi nelle strade, in modo molto più autonomo. Noi qui siamo a Firenze, qui vicino in Piazza delle Cure c'è un famoso sottopassaggio che è una specie di palestra, una piccola cappella Sistina dei graffitisti locali. È un grande sottopassaggio che viene continuamente ridipinto da autori forse diversi, forse gli stessi, chissà, addirittura viene imbiancato per ridipingerci di nuovo sopra. Perché avviene questo? È chiaro che si tratta di qualcuno che lo fa a proprie spese, per decorare un sottopassaggio, perché vuole imporsi lui attraverso il suo lavoro. Molti di questi lavori hanno anche una firma, una sigla, c'è una tag in fondo che è appunto la firma e la sigla di loro. Può darsi che sia tutto questo per avere un riconoscimento lui, per farlo vedere agli altri, che magari li porta a vedere: ecco, vedete, questo l'ho fatto io.
non ho idea, può darsi che ci sia tutto questo, però ecco, il dono è questa somma di ragioni costantemente diverse tra di loro che stanno assieme in un gesto quasi impossibile. Il dono non è mai simmetrico, non può essere simmetrico, un mazzo di rose che io regalo a te non può equivalere alla scatola di cioccolatini che tu mi regali in controdono, o alla torta che mi prepari, o a non so che altra cosa. Il dono ha sempre una simmetria, ma è questa asimmetria che costituisce appunto la relazione. Asimmetria è quella che uccide la relazione. L'opera d'arte non esiste senza relazione, e un autore qualsiasi non esiste neppure lui se non instaura una relazione. Ecco, il meccanismo del dono, la asimmetricità del dono, è quella che garantisce un'apertura e una relazione. Quello di Elliot e la street art è un binomio abbastanza strano, però comunque nell'ambito della street art, chiamiamola così, di questa roba qua, insomma, è una cosa molto nuova, un esperimento che non si sa dove porta, però comunque è un tentativo molto positivo, è un tentativo di unire due mondi distanti. A noi non era capitato di leggere bene Elliot, magari qualcosa così, no? E penso anche molti degli altri artisti, quindi si è creato un confronto con due realtà molto differenti tra loro, che probabilmente genereranno delle situazioni inaspettate, insomma, dei risultati che possono spiazzare. La street art è una maniera di, diciamo, fra virgolette, scrittura di frammenti e di rivelazioni positive e anche molto negative di quella che è la società moderna. E cosa fanno? Scrivono su muri, no? Così come Elliot scriveva su pagine, ma scriveva su pagine cose che appartenevano a epoche quanto mai diverse, e tutte confluivano da epoche e opere d'arte pure letterarie che dovevano confluire all'interno di una visione pessimistica sicuramente, ma anche dinamica dell'umanità. Io credo che, per quel poco che ne so e che ho visto, che la street art è veramente una scoperta di convivenza con la letteratura, perché è questa letteratura in particolare, quella di Elliot, perché cerca di documentare questo mondo, ripulirlo per certi aspetti, rinnovarlo, e lavora su squarci, su rappresentazioni che apparentemente non vogliono stare insieme, eppure stanno insieme, a documentare una visione molto contemporanea e molto sempre in fieri di quella che è la realtà. Elliot nasce nel momento che è legato alle avanguardie, alle grandi avanguardie storiche, al modernismo, e poi il grande inventore del cosiddetto correlativo oggettivo, no? Che in poesia fin da liceo si studia come quell'elemento che mette insieme immagini, storie, sempre trovando emozioni impensabili,
nel modo come sono composte, nei ritmi che vengono dati a queste citazioni, a questo tipo di ricerca poetica. Ecco, penso che l'arte contemporanea sia essenzialmente questo. Ogni opera d'arte deve avere una risonanza. E la risonanza qual è? È appunto aprire immaginari, aprire mondi, mondi possibili, e forme del pensiero attraverso le immagini. Il testo di Eliot, Wasteland, che è motivo di questa mostra, è anche un motivo per chi fa questa ricerca, è un motivo anche di riflessione, perché questa terra guasta, questa riflessione sulla perdita di valori, sulla perdita di certezze, che è proprio nel nostro essere contemporaneo, apre anche l'idea del bisogno della memoria, di una memoria che diventa, come dire, punto fisso all'interno di questa desolazione, all'interno di questa perdita di riferimenti. Eliot fa in fondo questo, no? Va a cercare nella Bibbia, va a cercare nell'Antico Testamento, così come in altre lingue, questi riferimenti, no? Ecco, bene, l'operazione che io faccio in qualche modo attraverso la fotografia è la ricerca del monumentale. La street art documenta con le più varie rappresentazioni, documenta gli oggetti, le prospettive, le mostruosità del contemporaneo. Eliot parla della città irreale dove torme di persone passano sui ponti, ognuna guardando i suoi piedi, e per un lavoro che certamente non riempie la loro umanità. E questo è sostanzialmente l'esperimento che hanno cercato di fare, che è stato accolto con grande coraggio dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, quella di vedere nel tesoro dei libri e quindi della cultura scritta, vedere quadri di diversi, enormi quadri di diversi street artists con riferimenti, ognuno di loro, a pezzi della terra desolata di Eliot, in modo da contaminare le arti e nello stesso tempo fare una testimonianza di quella che è l'attualità, vista come da due lampade apparentemente disuguali, ma che vanno a accogliere un disagio, una visione, diciamo, critica della realtà quotidiana, della realtà del mondo, che poi è sempre di più la realtà dell'urbano. E così fanno gli artisti di strada, e così faceva Eliot con il suo intarsio di elementi culturali, elementi artistici, elementi letterari, che costituivano un po' la summa del moderno e ora del cosiddetto postmoderno e ora dell'ultramoderno, e chissà dove si va a finire.